Cari amiche, cari amici, fratelli e sorelle, un cordiale buongiorno a tutti voi. Ci stiamo avvicinando alla conclusione della settimana, la seconda settimana intera vissuta almeno qui in Lombardia sotto l'emergenza sanitaria. Dobbiamo misurarci col fatto che le nostre abitudini di vita dovranno restare alterate ancora per un po'. Continuiamo a sentirci vicini, soprattutto alle persone, alle famiglie colpite dalla malattia e anche dai lutti, e non dimentichiamo l'impegno gravosissimo del personale sanitario che vive la prima linea di questa lotta faticosa. A loro davvero la nostra solidarietà e gratitudine. Da credenti non trascuriamo la preghiera e tutto ciò che può sostenere la nostra vita spirituale anche in assenza dei momenti comunitari di preghiera. Oggi è il venerdì della prima settimana di Quaresima e immagino che molte parrocchie avessero messo in programma anche la celebrazione comunitaria della Via Crucis. Nulla ci vieta e molto, anzi ci raccomanda di pregare anche personalmente, in famiglia, in unione con il Signore Gesù che nel cammino della passione e della croce si carica delle nostre malattie e tribolazioni per trasfigurarle nella luce trasformante dell'amore di Dio. È stato notato un paradosso in questa situazione che stiamo vivendo. Dobbiamo astenerci proprio dai gesti e dai comportamenti di cui più avremmo bisogno in momenti come questo. Una stretta di mano, un abbraccio, un bacio, trovarci insieme, sentirci anche fisicamente vicini e per noi cristiani radunarci nella preghiera, partecipare dell'unico pane di vita che ci viene dato dal Signore. Vi assicuro che è stato motivo di non poca sofferenza anche per me ieri andare in visita ad alcuni anziani in una casa di riposo, indossare la mascherina, e questo tutto al più è un piccolo fastidio, e soprattutto non poter dar la mano alle persone, non poter rispondere al loro visibile desiderio di contatto. Ed è ancora più grande questa sofferenza per il fatto che questi anziani, come tantissimi altri, da 2 settimane non possono più ricevere la visita dei familiari, degli amici. Abbiamo almeno in parte l'aiuto dei mezzi di comunicazione. Quanti abbracci virtuali mi sono arrivati in questi giorni, quanti ne ho inviati anch'io. Questi almeno non trasmettono virus, però non trasmettono neppure il calore umano di cui sentiamo più che mai il bisogno. E allora, siamo riconoscenti per l'aiuto che ci è dato da questi strumenti, dalla semplice tradizionale telefonata al messaggino, alla videochiamata. Sono tante le possibilità per mantenere comunque un legame di prossimità, soprattutto con quelli che più rischiano di rimanere isolati in questi momenti, appunto gli anziani, le persone con disabilità, gli ammalati. Davvero Dio benedica la tecnologia. Al tempo stesso però, quando torneremo alla normalità, speriamo il più presto possibile, il ricordo di questa esperienza ci aiuti a lasciare un po' più spento il telefonino, per prenderci il tempo e la voglia dell'incontro fisico, dell'abbraccio affettuoso, della prossimità che si avvicina alla carne dell'altro e se ne prende cura, come ha fatto il buon samaritano, come ha fatto Gesù. Invito tutti voi a partecipare con la preghiera personale o di famiglia alla novena che la nostra Chiesa vivrà da oggi fino al 14 marzo con l'invocazione e l'intercessione di San Pantaleone. E se volete, invito a unirvi anche al momento di preghiera che ogni sera alle 20:30 per 15-20 minuti verrà trasmesso dalla Cattedrale attraverso la diretta streaming e Radio Antenna 5. E preghiamo anche adesso, soprattutto per i nostri anziani. Dio di misericordia, guarda ai tuoi figli e alle tue figlie ai quali hai fatto dono di una lunga vita e concedi loro la tua benedizione. Fa che sentano la dolcezza e la forza della tua presenza, volgendosi al passato si rallegrino della tua misericordia e guardando al futuro perseverino nella speranza che non muore. A te lode e gloria nei secoli. Amen. Grazie e a domani.